Gas diretto verso di voi, è meglio se bella a tutti ragazzi, siamo tornati qua in un nuovo video. È un video un po', diciamo, dove non voglio né vincere né fare una bella partita né niente. Era per vedere un po' una prova, da come avreste capito, con la webcam, che non l'ho mai portata sul mio canale, quindi volevo un po' provare. Stiamo facendo una partita un po' così, come vi ho detto, non vogliamo, anche se moriamo appena atterriamo fa niente. Volevo vedere un po' com'era con la webcam. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Perché va bene fare video, va bene tutto, però i video vanno fatti anche belli. Quindi adesso mi sono attrezzato e ho portato per la prima volta la webcam. Non so come andrà questa partita, e francamente non fa niente, possiamo arrivare primi come possiamo arrivare ultimi, cioè durerà tanto, durerà poco questo video, non ve lo so dire. Ah, eccola. Ok. Le scale. Attenzione, sono qua. Un team nemico vi insegue. Benissimo. Già mi inseguono. Allora, qua lootiamo tutto. Andiamo qua al benzinaio. Poi ragazzi, ditemi se come ho messo la webcam va bene, la preferite più avanti, più indietro, sopra, sotto, decidetemi voi. Secondo me è così, va bene. Ok, mi tiro la piastrina. Contratto fatto. Questo qui aveva solo quell'arma. Vabbè. Ho fatto anche il contratto taglia, che l'ho ucciso. Così, vabbè, tanto. Anche se mi ha dato i soldi, non è la partita in cui mi interessa particolarmente. Questo ragazzi è il primo Call of Duty a cui io gioco. Non ho mai giocato a Call of Duty in vita mia. Poi nei prossimi giorni arriverà anche un video, come ho detto, appena arriviamo a 50 iscritti arriverà il primo videovlog. Il primo videovlog ho pensato che sarà semplicemente la mia presentazione, vi parlo un po' di me, di chi sono, di cosa mi piace fare,
una, diciamo, una presentazione che voi vedrete questo video qua. Io lo sto registrando, che è mercoledì. Voi lo vedrete credo venerdì. O giovedì o venerdì, uno di questi due giorni qua. C'era solo quello lì che volevo anche parlare. Quando gioco, ragazzi, una cosa che devo migliorare molto, e lo so anche io, è il parlare, perché spesso tendo a non parlare, dato che comunque sono da solo in casa. Tendo spesso a non parlare, senza rendermi conto che poi questo video qua non lo vedrà qualche persona. Quindi è una cosa che ci sto lavorando molto. Piastrina. Andiamo in zona sicura. Non so se avete visto qualche altro video del mio canale, se è la prima volta che vedete o tutto, ma io ho sempre e solo portato Fortnite, perché ho sempre e solo giocato a Fortnite. Ma proprio anche nella mia routine normale io ho sempre giocato a Fortnite, perché vabbè, a me piace Fortnite come gioco. Adesso ho deciso di portare anche COD, uno perché mi piace come gioco e cavolo, è un po' uno stile, diciamo, di Fortnite circa, e due perché volevo anche cambiare un po', vedere un po' gli altri giochi. E devo dire che veramente, veramente bello. Non sarò forte a giocare, non lo metto in dubbio. Però, vabbè, mi voglio divertire. Credo che anche da voi adesso ci sia il momento di quarantena per questo coronavirus qua. Voi come lo state passando? Cosa fate per passare la noia? Ecco, io in merito a questo credo che nella mia presentazione, quando uscirà il video vlog, parlerò un po' anche di cosa penso io di questo coronavirus, perché comunque molti dicono il coronavirus. Però, ragazzi, è una cosa importante e soprattutto è una cosa seria, questo coronavirus. Voi come vedete, io sto girando, però non c'è nessuno. Adesso il primo che becco mi uccide, tanto. Non c'è nessuno. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. No, no, va bene le mie armi. Non andiamo a rischiare di venire uccisi per niente. Vediamo qua sopra. Nuova zona sicura individuata. Hanno lootato già tutto. Perfetto, andiamo avanti. Rischia, mi bruciano gli occhi ad avere la luce qua così. Vabbè, dai, 56 ne mancano con una kill, vabbè, però essendo in singolo, essendo la prima partita comunque del giorno, e comunque, ragazzi, vedete, cioè, io non è che sono fermo, cavolo, sto girando, però adesso sicuro mi arriveranno da dietro. Perché mi arriveranno da dietro. Figurati te se
Non mi devono uccidere. Vabbè, continuiamo ad andare avanti noi. Andiamo a stadio, la zona è sicura. Io punto ad andare. Ok. Siamo praticamente arrivati quasi in zona, stadio è lì. Io con tutti questi soldi adesso mi fermerei a comprare. Adesso tiro un UAV. Mi fermerei a comprare un UAV. Poi comprerei un bombardamento a grappolo. Che quello è bello bello. Qua davanti si sparano. Cosa facciamo? Interveniamo, ci facciamo gli affari nostri, proviamo a fare una partita un po', diciamo, con un bel posizionamento. Anche se lo scopo del video non è quello, fare una partita con un bel posizionamento, ma semplicemente fare una partita, diciamo, un po' così, per presentarmi con la webcam, per farmi vedere. Facciamoci le piastre. Ok. Quello lì mi ha fatto male. Però a me sto scar qua non piace. Poi, non so se avete visto negli scorsi video il mio equipaggiamento, ma io gioco. Richiedo ricognizione aerea. Ma io gioco con zero, confermato. Pattugliamento UAV iniziato. Il L'M4 che l'ho messo in modo tale, cioè gli ho fatto una bella configurazione, un bel equipaggiamento. E praticamente anche quando sparo, attenzione, non UAV c'è il contraccolpo o come si chiama. Gassi in arrivo, nuova zona. Quindi sicura contrassegnata. Vediamo un po', ecco, praticamente in zona sicura ci siamo. Ok, perfetto. Però io quasi quasi dovevo comprare. Ah, lì davanti, dietro di me. Vediamo. Facciamo così. Dov'è che è quello? Ragazzi, non lo vedo più. Ok. Ragazzi, l'abbiamo visto. Fatto. Io qua prima ne avevo visto uno che non ho la minima idea di dove sia finito. Eccolo, era più avanti, visto. L'avevo detto io che era lì. L'avevo detto che mi uccidono di spalle. Sempre di spalle mi sparano. Lotta per tornare in azione. Vediamo sto gulag qua. Ah, è tosta. Beh, sono, tocca a me. Adesso sono vinci, ok. Qui e ti rimandiamo in prima linea. Se perdi, sei fuori gioco. Tocca a te, soldato. Occupati di quello stronzo. Ma ti riportiamo a casa. Cioè, in testa era. Ci
era un colpo in testa, però fa niente ragazzi. Comunque questo qui era il primo video, ve l'avevo detto che non mi interessava molto fare una bella partita o vincere, ma semplicemente era un video dove, con la webcam, dove mi consigliate anche voi se va bene così, più vicino, più lontano, davanti, ditemi voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.